buscarte. È stato emozionante il primo giorno entrare e subito mi sono venuti i ricordi della promozione del 2012 e quella è stata un'annata bellissima per me, l'ultima in Italia e chiusa veramente in bellezza in tutti i sensi, proprio un anno felice, ottimo direi. Allora niente, abbastanza emozionato sono stato. Posso dirti che la sensazione quell'anno era, siamo arrivati un gruppo da Massafra e un gruppo che già c'era qui, è stata una squadra costruita quasi così, siamo arrivati con Luigi e con Franco anche da Massafra, l'impegno era tantissimo perché l'idea era vincere, soltanto vincere una squadra costruita con quell'obiettivo, quindi all'inizio la pressione era anche tanta. Era da amalgamare un gruppo, noi sapevamo il sistema che dovevamo fare, ma quelli nuovi o quelli che già stavano qui lo dovevano imparare, quindi è stato un periodo di amalgama di questi due gruppi, che subito c'è stato perché un feeling umano così è difficile da trovare negli anni, ancora ci sentiamo tra di noi dopo quegli anni, quindi è stato un gruppo fantastico. E niente, all'inizio eravamo tutti un po', sai, quando c'è tanta pressione, c'è tanto impegno per vincere, eravamo un po' scettici, ma poi è andata bene, ci siamo divertiti tantissimo quell'anno. La Fortitudo credo che sia diventata quella che si voleva diventare in quegli anni, ti parlo di 4-5 anni fa, si voleva arrivare qui e siete arrivati, quindi è una... non è facile mettersi degli obiettivi e realizzarli. È veramente bellissimo vedere una società che è cresciuta, un palazzetto che è cresciuto, una passione come quella che ho visto ieri sera, che magari in quegli anni era difficile da ricreare, l'abbiamo visto solo nei playoff, un clima così caldo, e vederla in mezzo a gennaio in campionato, quindi e questa è una grandissima cosa, vedere la gente veramente appassionata, e questo vuol dire che i risultati e quello che si è costruito in questi anni si sta vedendo oggi in campo. Guarda, oltre che con la mia famiglia siamo stati benissimo, veramente bene, e questa è una cosa che è facile da trovare in un posto dove arrivi per un anno subito, abbiamo lasciato degli amici. Non lasciato, ce li abbiamo gli amici, quindi tornare a rivederli è stato bello, persone che comunque ci siamo sentiti in questi anni, siamo seguiti eccetera, quindi veramente bello. Vabbè, noi siamo andati via dall'Italia ma proprio per un impegno di lavoro nel nostro paese, ma l'idea era sempre di tornare, era solo una parentesi nella vita. Noi ci troviamo benissimo in Italia, siamo mezzi italiani, mezzi argentini, visto che siamo cresciuti qui e abbiamo tanti amici in Italia e siamo molto legati. Quindi lui è tornato per prima e adesso ci provo io anche. Voglio diventare... dentro il campo? No, niente, voglio continuare a essere un papà di famiglia, a vedere crescere i miei figli felici come stanno crescendo, e voglio godermi questo bel periodo. Vorrei continuare a vedere questa crescita sia della società, sia del pubblico, sia della la cultura cestistica che sta crescendo ad Agrigento. Vorrei ritrovare le persone che stanno facendo crescere questa società, da tanti anni che stanno lavorando per farla crescere, quindi è sempre un'allegria, un piacere saper che sei stato parte di un progetto così, così grande, così importante, così bello, umano anche, che non è facile da trovare, non si trova ovunque una società dove ci sia quella qualità umana.